Bottega Errante Edizioni. Allora, 1, 2, 3, ci sentiamo. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, grazie davvero per essere qui. Sono molto contenta di vedere tantissime persone oltre alla Fiera del Libro, che è più libri più liberi, ma soprattutto quando si tratta degli argomenti a noi molto cari, quelli che riguardano la ex Jugoslavia, e quando dico a noi, soprattutto alla casa editrice che amo molto e con la quale mi sento particolarmente personalmente molto legata, Bottega Errante, e sono contenta che ci siano anche persone che magari, e mi auguro che ci siano le persone che magari per la prima volta si affacciano con questi argomenti. Noi faremo davvero un tuffo nel passato in una maniera molto molto particolare, grazie al nostro ospite, protagonista di questo nostro incontro, Sebastian Pregel. Il giorno in cui finì l'estate e il suo libro di cui parleremo oggi pomeriggio. Ma prima di dare la parola a Sebastian, vorrei innanzitutto ricordare che qui siamo anche patrocinati grazie alla collaborazione con l'ambasciata della Slovenia e l'Europa creativa. Vorrei anche ringraziare Michele Obit, che è il traduttore del libro, ma anche Flavia Bonanni, grazie al quale appunto Sebastian mi capirà in italiano, anche c'è una lingua diciamo un po' stramba che ci collega, perché siamo stati anche i concittadini, siamo nati nello stesso paese, un paese che non esiste più, e questo paese è l'ex Jugoslavia, e sarà ovviamente il leitmotiv e il filo conduttore di questa nostra chiacchiera. Allora, inizieremo ovviamente tuffandoci immediatamente. Io sono Marina Lalovic, la vostra guida di questo viaggio, grazie a Sebastian e il suo libro, originaria dell'ex Jugoslavia, anch'io nata dunque nell'allora capitale Belgrado, mentre Sebastian è di Ljubljana. Inizieremo tuffandoci ovviamente tramite il libro di Sebastian, Il giorno in cui finì l'estate, ma vorrei innanzitutto spendere qualche parola rispetto a quello che mi ha personalmente colpito leggendo questo libro, perché si è parlato molto nel bene e nel male dell'ex Jugoslavia, sia nel momento ovviamente del conflitto, sia ovviamente adesso ormai a 30 anni di distanza dall'inizio, più di 30 anni di distanza dell'inizio della guerra. Ricordiamo l'indipendenza, il primo capitolo della guerra iniziò proprio con l'indipendenza della Slovenia nel 91. Ebbene, però, di quello che stava succedendo in quella che fu denominata la Svizzera dell'ex Jugoslavia, una delle repubbliche più sviluppate, economicamente più ricche, si sapeva ben poco. Ovviamente, inevitabilmente, la guerra si era concentrata, il racconto su quello che succedeva in Bosnia e Erzegovina, in Croazia, ma della Slovenia e quello che succedeva, appunto, quello che fu la molla che scatenò, insomma, la prima indipendenza, si sa ben poco. Quello che mi colpisce innanzitutto è anche l'approccio che ha a cui appunto ha dedicato questo racconto Sebastian, ovvero l'approccio che riguarda innanzitutto il fatto di dedicare il racconto alla crescita di un bambino che poi diventa adolescente e un adulto, Jan, e di fare un parallelismo di una narrazione personale assieme a quella narrazione storica che diventa inevitabilmente collettiva e che riguarda non soltanto il periodo dell'ex Jugoslavia, qui stiamo parlando soprattutto gli anni 80, ma anche quello che succedeva nel mondo che circondava l'ex Jugoslavia negli anni 80. Si ripercorrono ovviamente degli avvenimenti politici, sociali, locali, internazionali, si parla innanzitutto di quello che era diciamo l'inizio del nostro decennio degli anni 80, ovvero la morte di Tito, perché erroneamente molte persone collegano la morte di Tito, ricordiamo maresciallo che, tenò, cioè che insomma, fu a capo dell'ex Jugoslavia dal 45, dunque la sua morte che avvenne nel 1980, poi diciamo, insomma, la distanza è da ben 11 anni dall'inizio della guerra. Dunque la morte di Tito, i Giochi Olimpici di Sarajevo, catastrofe di Chernobyl,
Sono tutti avvenimenti che ovviamente sono presenti nel libro, che poi vanno a pari passo anche con la crescita e di racconto di un'adolescenza in Slovenia di Jan. Ma io adesso, prima di fare la prima domanda a Sebastian, vorrei iniziare leggendo e tuffandoci proprio attraverso un capitolo che inizia proprio con la morte di Tito. Dunque, siamo nel 1980. Hvala lepa. Innanzitutto benvenuto a Roma, benvenuto a Più Libri Più Liberi e siamo molto lieti di averti con te, con noi. Super, tutti, adesso mi sei a quello della... Ok, hvala lepa. Stojim v razredu in gledam bel napis na zeleni tabli. Umrl je naš Tito. Učiteljica drži v desni robec, s katerim si briše solzne oči, v levi nosi debelo knjigo z rdečimi platnicami in naslovom, natisnjenim zlato barvo. Učiteljica Nada joka, tudi nekaj sošolk joka, med njimi Ana. Gledam jo in ne razumem. Tito je bil naš predsednik, to že, ampak ni bil naš dedek ali babica, stric ali teta. Zakaj potem jočejo? Allora, leggerò una parte ovviamente letta da Sebastian con la traduzione di Michele Obit. Il nostro Tito è morto, c'è scritto sulla lavagna quando il lunedì mattina entrò in classe. So già tutto, mamma e papà mi hanno raccontato in modo che capissi. Poi ho dovuto ripetere alcune cose con loro. Perché tu possa ricordare, ha detto papà, e perché non ti lasci scappare qualche idiozia. Domenica pomeriggio, sul tardi, sono arrivati lo zio, la zia e Martin. Con Martin siamo rimasti quasi sempre nella mia stanza. Quando siamo usciti, gli adulti si sono zittiti. Ci guardano come se avessimo fatto qualcosa di sbagliato, ha detto Martin. Forse perché è morto Tito, che ne so, non è che sia colpa nostra. Allora, inizierei proprio da questo capitolo che però arriva ben dopo 50 pagine di un racconto di un'infanzia proprio quasi estemporanea, dove quasi ci dimentichiamo dove ci troviamo. C'è un elemento che davvero, secondo me, è un filo conduttore che riguarda soprattutto tutti i ricordi relativi alla ex Jugoslavia, che è il concetto della nostalgia. Spesso viene connotato con il neologismo jugonostalgia e volevo iniziare proprio chiedendoti quanto è personale il racconto, il modo in cui volevi insomma, portarci il pezzo della Slovenia antecedente alla guerra in ex Jugoslavia e soprattutto perché è importante raccontare l'infanzia e la crescita in un paese che è oggi del tutto distopico, che non esiste più e che bene, io e te siamo proprio cresciuti nella stessa maniera. Quanto è importante anche per le persone che sono qui con noi oggi nel 2023 per capire questo paese che davvero non esiste più. Ja, to se mi zdi pomembno iz več razlogov in sicer v bistvu ta Sì, mi naša sembra storia. importante dare questa spiegazione. Il passato in comune ha sicuramente un'influenza sul presente e ci sono sempre dei motivi per le azioni, per gli eventi successi nel passato e questi motivi hanno poi delle conseguenze che viviamo ancora oggi. Ci sono senz'altro nei nostri rispettivi paesi ancora dei nostalgici, degli jugonostalgici, come dicevamo, ma la situazione è molto diversa da 30 anni fa. In v bistvu se mi zdi pač seveda ja, zelo pomembno, da se tega zavedamo, da te stvari razumemo. Sì, mi sembra importante capire veramente cosa sia successo perché quegli eventi contrassegnano e denotano il nostro tempo. Io ho pensato 20 anni a scrivere questo libro, ho riflettuto molto, non mi sembrava mai il momento giusto di farlo. Ecco, forse dovevano veramente passare 30 anni per parlare in maniera più libera, più obiettiva di un'infanzia e dei sentimenti che abbiamo vissuto in quel momento. Mogoče še to, da v bistvu se mi zdi danes to celo bolj pomembno,
Sì, e quasi oggi mi sembra più importante parlare di tutto questo rispetto a 2 anni fa quando ho preparato il libro. Ecco, noi per la nostra provenienza dei nostri 2 paesi sappiamo cosa vuol dire vivere in una federazione che si dissolve e in qualche modo posso pensare a un parallelo con l'Unione Europea. Anche l'Unione Europea si trova adesso in un momento critico in cui deve decidere dove andare. Non è forse il momento di chiedersi se sia giusto stare insieme dentro all'Unione, perché è giusto stare insieme, quello che è importante è trovare una strada per portare avanti i nostri destini. Sì, hai detto, ci ho pensato proprio 20 anni prima di scrivere questo romanzo, e c'è un passaggio proprio nella postfazione scritta da Alyosha Harlamov che parla proprio di nostalgia. Nostalgia è molto pericolosa quando parliamo e quando pensiamo soprattutto all'ex Jugoslavia, e Alyosha dice: nostalgia è una bestia astuta alla quale ci arrendiamo facilmente, ma la nostalgia può essere anche molto pericolosa. Perché? Perché in questi 30 anni, quando si parla dei Balcani, in questi 30 anni ci sono stati diversi passaggi in cui si è parlato della guerra in ex Jugoslavia. Mi colpisce molto, per esempio, anche la maturazione del racconto di questa guerra adesso, in questo frangente storico in cui incombono altre guerre, soprattutto quella che riguarda l'invasione in Ucraina da parte della Russia. E ci sono vari flashback. Adesso volevo chiedere anche a Sebastian se anche lui ha avuto la stessa evocazione e lo stesso tipo di ricordo dell'inizio della guerra, con dovute distanze, ovviamente stasera non faremo i parallelismi geopolitici, ma le somiglianze sono tante. Hai detto: io ci ho messo 20 anni per creare un racconto e soprattutto per raccontare, come vi dicevo, e questo è uno dei pochissimi romanzi che veramente racconta il lato sloveno, il primo dunque capitolo verso la dissoluzione completa dell'ex Jugoslavia. Allora la domanda che ti faccio, anche rispetto a quello che hai detto, ricordiamo, la Slovenia è prima ad entrare nell'Unione Europea da tutte le ex repubbliche jugoslave, e per ora, ricordiamo, c'erano 6 repubbliche, sono soltanto 2 che fanno parte dell'Unione Europea, sono la Slovenia e la Croazia. Quello che adesso noi stasera chiamiamo l'ex Jugoslavia viene politicamente chiamato i Balcani occidentali, no? E allora io vorrei chiedere a Sebastian: qual è il momento giusto per confrontarsi con il passato e con la nostalgia, sia dal punto di vista individuale tuo, e qual è il momento, insomma, e se la Slovenia ha avuto il suo momento giusto per confrontarsi con questo passato, diciamo, recente, storico, e come viene soprattutto vista questo passato, e se possiamo, e se è corretto parlare di una nostalgia verso la Jugoslavia anche per quanto concerne la Slovenia. Ja, to je kar zapleteno vprašanje. Upam, da sem v bistvu dobro razumel. Vse je v redu. Una domanda adesso abbastanza contorta, piuttosto complessa, quindi spero di averla compresa bene. Possiamo dire sì che la nostalgia è in ogni caso pericolosa, e d'altronde è necessario. Forse devo fare un passo indietro e guardare con un attimo più di attenzione al nostro spazio comune. Ecco, se valutiamo un'area settentrionale, un'area meridionale, un nord e un sud, dove nel sud ci sono le emozioni, in termini di emozioni, più forti e al nord meno, potremmo dire forse che le persone dell'ex Jugoslavia che provenivano dalla parte meridionale fossero più emozionali. Noi sloveni forse lo eravamo un po' meno, noi avevamo come riferimento più l'Austria. Però è importante comunque guardare indietro, perché è necessario trovare le risposte agli eventi che sono avvenuti, ma soprattutto trovare le risposte agli errori che sono stati fatti. Parlando della Slovenia, che appunto ha avuto la procedura di indipendenza più veloce e anche forse meno sanguinaria, c'è stato il grosso errore dei cosiddetti isbrisani, ovvero dei cancellati, quindi delle persone provenienti dalle altre repubbliche. Zdaj pa ja še o nostalgiji in pravem času.
Ja, zdi se mi, da pri teh stvarih, no, najbolj pomembno je to. Dunque, è importante valutare quanto tempo debba in realtà passare per poi poter guardare indietro. Adesso, come dire, in Slovenia sembra che le persone più nostalgiche siano da una parte i giovani, coloro che in realtà nella Jugoslavia non hanno mai vissuto, e d'altro canto gli anziani, i pensionati, che ricordano invece come era bello vivere in Jugoslavia. D'altronde tutto il mondo era diverso, chissà, forse questa stessa sensazione potrebbe applicarsi anche poi agli anziani e pensionati delle nazioni confinanti, della Germania, dell'Austria, dell'Italia. Forse ricordano quei tempi come dei tempi in cui si viveva in maniera più rilassata, più semplice, ecco, senza adesso tirare in ballo questioni di alta politica. A livello personale, le persone che hanno perso qualcosa in termini di sicurezza sociale, per esempio, potrebbero essere più nostalgici per quei bei tempi andati. Allora, leggerò una parte del libro in cui appunto si racconta, il padre di Jan racconta il perché è importante credere nel progetto jugoslavo. Siamo verso già la fine del libro e devo dire che infatti mi colpisce molto perché il conflitto qui nel libro arriva davvero in fretta, inaspettatamente, come tutti i conflitti purtroppo arrivano. Da un giorno all'altro, dice Sebastian nel libro, e però ci sono dei sintomi. Sebastian nel suo libro non parla delle cause, ma racconta in maniera molto dettagliata quali sono i sintomi, almeno per quanto concerne la Slovenia, verso questa, diciamo, l'indipendenza e il primo capitolo, dicevamo, della dissoluzione. Dice il padre di Jan, il protagonista del libro, dice: ciò che abbiamo ora non è poi così male. Abbiamo una casa e un lavoro. È vero che nei negozi non si trova tutto, bisogna fare la fila per l'olio e per lo zucchero, per il cioccolato, le banane, i limoni, bisogna andare in Austria o in Italia, ma non moriamo di fame. Soprattutto abbiamo la pace. Questo voglio dirti, magari non è proprio tutto come vorremmo che fosse, non è tutto come lo vediamo in Austria o in Italia, ma abbiamo la pace, e la pace è la cosa più importante che si possa avere. È vero che la Jugoslavia pare grande e potente, ma in realtà è soprattutto una tazza di porcellana ai bordi di un tavolo. Se qualcuno, per sfortuna o anche apposta, la urta, cade e finisce in pezzi. E se questo dovesse succedere, ho paura che con quei cocci ci taglieremo tutti. Dicevo, non racconti le cause, racconti soprattutto un'infanzia, come si cresceva in ex Jugoslavia, la unicità e universalità di un'infanzia che riguardava anche la ex Jugoslavia. E quello che mi colpisce anche in questo racconto è quello che è l'immaginario collettivo per esempio una bambina serba, per quanto mi riguarda, verso la Slovenia, dove io non pensavo ci fosse anche la percezione di multiculturalismo. Quando parliamo, Sebastian e io, io sloveno lo capisco fino a un certo punto, ma non sono, diciamo, le somiglianze linguistiche che abbiamo invece fra i serbi, i croati, i bosniaci e i montenegrini. Questo per far capire anche delle leggeri maggiori, chiamiamole, differenze nella comunicazione, almeno per quanto concerne le ex repubbliche jugoslave. E dunque è davvero curioso anche per me, anche se siamo cresciuti nello stesso paese e abbiamo condiviso la stessa infanzia, riconoscere che anche in Slovenia c'erano davvero, cioè soprattutto Sebastian in maniera egregia racconta queste diversità che un bambino ovviamente non si accorge, ma capisce quello che aveva proprio a distanza. Volevo chiederti appunto su questo punto di vista, per quanto riguarda la Slovenia, quanto la guerra arriva in maniera inaspettata. Il tuo libro arriva verso la fine, dopo il servizio di leva e soprattutto davvero dopo tutti gli anni 80 ai quali tu decidi di dedicare il libro. Quanto la guerra era inaspettata per quanto riguarda la Slovenia? Ja, tako je, ne? V določenih krogih se je zelo hitro govorilo po Titovi smrti, ne?
Sì, in effetti in alcuni ambienti subito dopo la morte di Tito si cominciò a vociferare di una possibile guerra, la stessa CIA aveva dato il messaggio che probabilmente sarebbe scoppiata una guerra nella Jugoslavia. Negli anni 80 circolavano dei cartelli con scritto quando sarò grande farò il doganiere sulla Kolpa, quindi fiume al confine con la Croazia, quindi dei segnali che indicavano in qualche modo una possibile divisione delle repubbliche, però non lo credevamo ancora possibile e soprattutto non credevamo che avrebbe avuto poi delle svolte piuttosto sanguinarie come ha avuto. Mislim, da to mogoče tudi malo kot zgodba o tisočletnem senu Slovenca o svoji državi. Sì, c'è stato appunto questo problema di ascoltare di meno gli altri. Al momento in cui si è capito che le circostanze si stavano inasprendo, anche in Slovenia c'era questo pensiero, forse no, non vorrei più vivere in una Jugoslavia fatta così. C'era forse l'idea, poi un giorno torneremo insieme, però c'è stato un momento in cui ciascuno ha smesso di ascoltare gli altri e questo è un grosso problema se si vuole vivere insieme. D'altronde le idee gli sloveni le avevano e c'era anche la sensazione di voler essere effettivamente parte di qualcosa. Je pa res, da potem s pojavom recimo Slobodana Miloševića se mi pa zdi, da so vse zadeve. Sì, in effetti poi con la comparsa di Milošević le cose veramente sono cominciate ad inasprirsi, c'era naturalmente una federazione comunista anche in Slovenia che in qualche modo però cominciava come a tirare un po' indietro, quindi a portare delle argomentazioni che non erano poi così forti. Non era facile prevedere quello che sarebbe successo, soprattutto aleggiava la domanda ma effettivamente verremo riconosciuti da qualcuno in questo nostro sforzo verso l'indipendenza, perché certamente se dichiari l'autonomia e poi nessuno la riconosce, questo può essere un problema. Ecco, quindi di questi eventi dal 1987 in avanti parlo nel romanzo e parlo anche di come poi vanno a finire. Hanno avuto un epilogo, poteva essere ancora diverso questo epilogo. No, in potem je bila še zadnja neznanka, da v tej formuli je bila pa jugoslovanska vojska. Ne? Sì, c'è stato poi anche un altro elemento, diciamo un altro elemento di un'incognita che era rappresentata dall'esercito jugoslavo vero e proprio. Noi sapevamo che era un esercito forte, anche da parte italiana c'era una presenza dell'esercito forte, soprattutto sul confine, da Postojna in poi. Sappiamo che però questo esercito così forte ha avuto nel conflitto ancora un altro ruolo e noi da questo punto di vista in Slovenia siamo stati più fortunati. Dicevo, con noi c'è anche Michele Ovid che ha tradotto questo libro, ma Michele è anche direttore responsabile del settimanale bilingue della minoranza slovena in Italia. Dicevo, è davvero un gioiello non soltanto per il racconto, dicevo, di un paese che non c'è più, di un'adolescenza e soprattutto di, come dice l'autore del libro, del giorno in cui finì l'estate, in cui finì insomma l'innocenza, l'adolescenza e la spensieratezza di un ragazzo. Volevo chiederti innanzitutto quanto è importante avere anche questo pezzo della storia della ex Jugoslavia durante gli anni Ottanta anche per la minoranza slovena qui, avere dei libri, soprattutto tradurre i libri che riguardano la storia slovena che davvero mancano e cosa è stato per te, occupandoti ovviamente anche professionalmente di questi temi, diciamo rituffarti attraverso la storia e il romanzo di Sebastian e la storia della Slovenia. Sì, buonasera. Io vengo da una zona di confine nella provincia di Udine, dove appunto è presente una comunità minoritaria slovena e evidentemente il solo fatto di vivere al confine. Io vivevo quando ero ragazzo a una quindicina di chilometri dal confine con l'allora Jugoslavia, era evidentemente dover essere bene o male a contatto con una realtà molto diversa,
su quel confine in realtà era un confine che non divideva due stati, divideva due mondi. E da una parte era una cosa, come dire, anche normale, diciamo tra virgolette, perché c'era questa abitudine, siccome nelle zone confinarie della loro Jugoslavia molte generi anche alimentari e altre cose costavano molto meno, quindi era naturale andare dall'altra parte anche per rifornirsi di varie cose. D'altro canto invece c'era invece per molti anni c'è stato questo timore, questa paura, quando c'era Tito a governare la Jugoslavia, insomma, che ci potesse essere un'azione di forza da parte della Jugoslavia, e questo ha significato poi tutta una serie di situazioni che si sono create sul confine dalla parte italiana, che sono state abbastanza così negative. E io ti dirò brevemente la mia esperienza di quando è successo quello che è successo nel 1991. Sul confine vicino dove abitavo io, a un certo punto sono arrivati i carri armati. E io quando ero ragazzo, quando sentivo parlare di questi carri armati, a me non sembrava una cosa stranissima. Perché? Perché io i carri armati li vedevo passare davanti a casa, i carri armati italiani, spesso, perché quella zona lì era appunto militarizzata. Perché? Perché evidentemente in caso ci fosse stata un'invasione, le forze italiane sarebbero state pronte a respingere. E per cui in qualche modo è sembrata una situazione addirittura normale. Evidentemente poi, approfondendo la questione, si è capito che proprio su quel confine lì, come su tutto il confine tra Italia e la loro Jugoslavia, si è creato una situazione molto pericolosa. I racconti più tardi che sono arrivati raccontavano di queste forze slovene che hanno cercato di trovare degli accordi con l'esercito jugoslavo, sono spesso riuscite a farlo anche amichevolmente. C'è una persona che raccontava che, io sono andato a parlare con loro, però con me ho portato le mie bottiglie di grappa, così che alla fine abbiamo bevuto tutti assieme e abbiamo risolto la situazione. Ecco, quella è stata insomma l'immagine, adesso al di là di quello che è successo dei 10 giorni di guerra in Slovenia, che è stata evidentemente una guerra molto limitata ovviamente rispetto a tutto quello che è successo dopo negli altri stati della Jugoslavia. E poi invece successivamente la conseguenza di tutto quello che è successo anche in Serbia, in Bosnia, in Croazia, è stata l'arrivo dei profughi. È stato l'arrivo dei profughi, si vedevano queste famiglie che venivano messe in queste caserme ormai non più utilizzate, e rimanevano lì per un certo periodo di tempo, ed è purtroppo una situazione che conosciamo per altri aspetti ancora oggi. A differenza forse di quello che sta accadendo oggi, i numeri non erano così importanti forse, però allora c'è da dire che la gran parte di queste famiglie si è inserita nel tessuto della zona, del territorio dove si trovavano, e alcune di queste famiglie vivono ancora lì, e quindi c'è stato insomma anche un aspetto, se vogliamo, anche positivo di tutto quello che è successo. Sì, dei flussi migratori, che devo dire sono alcuni degli aspetti che ancora accomunano questo territorio. C'è un aspetto davvero che, se insomma ci catapultiamo nella situazione di oggi, che dei Balcani occidentali purtroppo moltissime persone continuano ad andarsene per le ragioni, per fortuna, non legate alla questione della guerra, ma alle questioni economiche. E si dice sempre, se i Balcani occidentali non vengono inseriti nell'Unione Europea, sono i singoli cittadini che vanno verso l'Unione Europea. Io sono insomma uno degli esempi di questi flussi migratori, che sono arrivati ovviamente nel periodo
subito dopo la guerra, subito dopo l'ultimo capitolo della guerra in ex Jugoslavia per quanto riguarda invece il Kosovo. C'è tutto un aspetto che Sebastian tratta nel libro che riguarda proprio il servizio di leva, e in ex Jugoslavia molti dei jugoslavi, e non tutti si definivano jugoslavi, magari alcuni si consideravano legati più nazionalmente alle repubbliche piuttosto che alla, diciamo, collettività, però ogni uomo jugoslavo che era all'epoca ovviamente obbligatorio a fare la leva conosceva questa Jugoslavia grazie anche al servizio di leva, e conosceva gli altri connazionali ovviamente in quell'anno in cui si faceva il servizio di leva. E il protagonista di questo libro va appunto a fare il militare proprio qualche mese prima che scoppiasse la guerra in Slovenia, e all'indomani dopo proprio dello scoppio della guerra dice: fosse dipeso da noi non sarebbe accaduto nulla di questo. Radovan se ne andrebbe per le vie a guardare le belle donne, Siniša sarebbe dietro a casa a tagliare pezzi di maiale arrostito e dopo ogni taglio si leccherebbe il pollice e l'indice. Robert nel parco Tomisavac, dove va da quando era piccolo, si farebbe di colla Tiger. Io starei andando a trovare Radovan, ma nessuno ci ha chiesto niente. Allora, siamo giunti anche verso la fine di questa presentazione, abbiamo 5 minuti, ma la mia ultima domanda riguarda proprio un po' anche l'attualità. Noi oggi parliamo, grazie al libro di Sebastian Pregel, dunque dell'ex Jugoslavia attraverso l'infanzia, attraverso un capitolo, dicevamo, che riguardava la Slovenia, ma i Balcani la, diciamo, famigerata balcanizzazione spesso viene definita come un laboratorio e un po' un archetipo di quello che è poi è l'incubo peggiore dell'Europa. Purtroppo da quasi 2 anni siamo anche testimoni di diversi conflitti, soprattutto in quel conflitto in Ucraina. Quello che volevo chiederti è quanto quello che è successo in ex Jugoslavia e quanto attraverso questi racconti, anche grazie al tuo libro, oggi diciamo la Jugoslavia è anche un monito per il resto del mondo, e quanto quella esperienza, possiamo dire anche in maniera famigerata, l'esperimento di convivenza di diverse religioni, popoli, culture, è oggigiorno distopico. Jaz mislim, da vsak konflikt seveda je opozorilo, in tudi po vseh groznih stvarih, ki se zgodijo v vsakem. In realtà ogni conflitto rappresenta un monito, e in ogni conflitto vediamo degli orrori, ogni volta diciamo che non succederanno più, faremo in modo che non avvenga più niente di simile, in realtà dopo alcuni anni, dopo 9-10 anni, si ripetono nello stesso modo. Ecco, io in realtà non ho ricette per questo, però ecco, per riagganciarmi invece a quello che di cui parlava dell'esercito, delle esperienze dell'esercito, sì, aver fatto il servizio militare ha contribuito a conoscere tutto il territorio della Jugoslavia. In questo territorio rilevi le differenze. Quando ti trovi insieme a molte persone all'inizio pensi di non avere nulla in comune con queste persone, poi invece convivendoci vai proprio a cercare cos'è che ti accomuna con loro. Ecco, io proveniendo da Lubiana mi sentivo più vicino, più simile a ai coetanei di Zagabria, di Sarajevo, leggevamo gli stessi libri, ascoltavamo la stessa musica, quindi in qualche modo la sottocultura era un po' la stessa, mi sentivo per dire meno vicino a coloro che abitavano magari in fattorie in montagna, con loro avevo meno cose in comune di cui parlare. No, in questo način kako je raspadla Jugoslavia, se mi zdi da je tako. Abbiamo un augurio di poter portare avanti le nostre storie in maniera nostre storie all'interno dell'Europa in maniera sensata, perché in effetti la dissoluzione della Jugoslavia, il modo in cui si è sciolta la federazione, costituisce comunque un monito molto forte. Decenni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale è successo qualcosa di grave proprio in Europa. La sensazione era che però la si volesse fermare semplicemente con l'intento di non far diffondere certo tipo di eventi in altre aree europee. Un conto è avere un'ondata di migranti, di
da certi paesi. Un conto è avere dei veri e propri conflitti, ci sono in altre zone delle questioni per esempio di confine non risolte, quindi è forse un peccato il fatto che non si siano inseriti questi eventi nei libri di storia, perché non parlare, non rendersi conto veramente di cosa è successo, non insegnarlo, fa sì che poi le cose si ripetano nello stesso modo. Quindi mi auguro un po' che stando tutti insieme all'interno dell'Unione Europea, queste forze che noi abbiamo, le forze individuali, gli appetiti individuali dei singoli stati, non arrivino mai a un'escalation, perché se non si scrive una storia comune si arriva senz'altro a dei conflitti. Ecco, e anche i partiti più estremisti che arrivano alla ribalta adesso in realtà non hanno delle risposte vere e proprie, quindi potrebbero portare comunque a dei risultati irrazionali. Solo due concetti per la fine. Insomma, Sebastian ha parlato che nei servizi di leva si trovava meglio, insomma, trovava la via comune con le persone che venivano dalle grandi città. Infatti non posso non evocare un pensiero proprio di Paolo Rumiz, che nel suo libro Le maschere per un massacro parla dei cosiddetti urbicidi, no? Cioè che la guerra in ex Jugoslavia è stata soprattutto una guerra della distruzione della cultura urbana che teneva anche unita l'ex Jugoslavia, cultura e subcultura. E dall'altra parte quell'altro aspetto che Sebastian dice che si augura che la guerra in ex Jugoslavia venga appunto studiata nei libri di storia dell'Unione Europea. Io mi auguro che ci sarà anche una dedizione anche per lo stesso territorio, perché ciascuna scuola, insomma, delle ex repubbliche jugoslave ovviamente dedica soltanto una piccolissima parte a questo capitolo, che ovviamente riguarda la storia recente e la elaborazione di quanto è successo è davvero ancora elaborazione collettiva è davvero lontana, ma i libri come quello di Sebastian Preghi, Il giorno in cui fine l'estate, è davvero un tassello che ci aiuta a capire l'importanza non soltanto geopolitica ma culturale di un paese che davvero si trovava a pochissima distanza dall'Italia e che adesso anche la Slovenia. Grazie davvero a Bottega Errante, soprattutto devo dire alla casa editrice che da anni si dedica alla traduzione dei libri degli scrittori contemporanei, perché la ex Jugoslavia non è solo Ivo Andrić, Meša Selimović, ottimi scrittori e premi Nobel per la letteratura, ed è bello anche raccontare quello che sta succedendo oggigiorno in questo territorio e che non è sempre e inevitabilmente legato ai lasciti bellici. Grazie dunque a Sebastian Preghi. Prego. Abbiamo 30 secondi? Ok, devo sempre chiederlo. Prego, prego. Prego, signore, si può presentare innanzitutto e poi. Grazie. Allora, il mio nome è Giuseppe Morgante, sono un insegnante. Siccome sono 30 secondi, voglio solamente dire questo. Prego. Io sono convinto che ci siano state delle forze esogene, esterne alla Jugoslavia, che hanno voluto distruggere la Jugoslavia, l'idea di una convivenza. Ne sono più che convinto. Va bene, ci sono sempre, voglio dire, delle interpretazioni e ovviamente dei anche personali sentimenti rispetto a quanto è successo. Ovviamente ci sono, come in tutte le guerre, i fattori esterni e interni, ma qui potremmo davvero rimanere per altre ore, insomma, per anche dedicarci anche a questo aspetto. Però se volete addentrarvi, ovviamente Bottega Errante ancora per qualche ora, qui c'è lo stand a Più Libri Più Liberi, ottimi materiali anche per l'approfondimento del territorio. Dunque Michele Obi, Sebastian Preghi e anche Flavia Bonanni, grazie alla quale abbiamo potuto comunicare tutti assieme, grazie soprattutto a voi per la curiosità e buona lettura a tutti.